Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film del 2020, I Care A Lot, disponibile su Amazon Prime Video. Che posso dirvi su questo film? Di sicuro uno dei film che più mi ha fatto arrabbiare finora, ma per un motivo semplicissimo. Aveva una prima parte davvero molto interessante, una prima parte che mi era pure piaciuta, ma poi butta tutto via nella seconda parte. Una seconda parte orribile e non mi capacito di come si possa fare una prima parte così bella e una seconda parte così orribile, perché davvero siamo proprio agli opposti. Io non mi capacito veramente di questa cosa. Ve ne parlerò meglio nella parte spoiler, ma in questa parte no spoiler voglio dirvi cosa non mi è piaciuto, a parte appunto questa cosa, questo squilibrio incredibile fra prima e seconda parte. Innanzitutto devo dirvi che ho apprezzato le interpretazioni attoriali sia di Rosamund Pike che di Peter Dinklage. Di sicuro qualche aspetto positivo posso trovarlo e le loro interpretazioni attoriali ne fanno sicuramente parte. Però i loro personaggi, anche se all'inizio vengono scritti in maniera più che accettabile, secondo me, poi il tutto sfocia in un qualcosa di veramente inguardabile, oserei dire a tratti imbarazzante, perché succedono cose che non stanno né in cielo né in terra. E va bene la sospensione dell'incredulità, ma per un film come questo che si prende sul serio dall'inizio alla fine, non posso credere a determinate cose che succedono, che accadono all'interno della pellicola, assolutamente no. Quindi, eccezion fatta per le interpretazioni attoriali di Rosamund Pike e di Peter Dinklage, per qualche elemento riguardante la loro caratterizzazione, il loro background e il loro approfondimento, non mi sento di salvare molto altro. Non ho apprezzato le varie musiche del film che vengono inserite totalmente e completamente a caso all'interno della pellicola, così come non ho apprezzato più di tanto la regia, che mi è sembrata piuttosto anonima e priva di identità di personalità, sinceramente parlando. Poi, per il resto, che altro posso dirvi? Un film che mi ha deluso tantissimo, specialmente perché mi aveva creato delle buone aspettative dopo quella prima parte davvero promettente, ma poi il tutto sfocia in un qualcosa di davvero incommentabile. Ecco, dico solo questo perché poi nella parte spoiler vi dirò sicuramente di più al riguardo. Quindi, è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 2,5 stelle su 5, perché per me non merita assolutamente la sufficienza. Peccato, peccato davvero, perché se la seconda parte fosse stata almeno un minimo decente, di sicuro questo film alla sufficienza se la sarebbe portata tranquillamente a casa, ma purtroppo non è stato così. Quindi, detto questo, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler e direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler non mi dilungherò più di tanto perché voglio concentrarmi su alcune scene che mi hanno fatto letteralmente imbestialire, impazzire dalla rabbia per come vengono mostrate, per come vengono fatte all'interno della pellicola, appunto. Allora, partiamo dal fatto che il personaggio interpretato da Rosamund Pike è odioso perché deve essere odioso, e quindi sotto questo punto di vista il personaggio è perfettamente riuscito. Viene caratterizzato anche piuttosto bene, in maniera, diciamo, più che sufficiente, ma non mi sento di esaltare questo personaggio, perché c'è una scena in cui praticamente il personaggio viene rovinato, ed è la scena in cui, diciamo, una delle poche scene che ho apprezzato del film, dove c'è l'avvocato del boss mafioso che va ad avvisare, ad avvertire il personaggio interpretato da Rosamund Pike, che rischia appunto molto per ciò che sta facendo. Quella scena mi è piaciuta tanto perché c'è del pathos, c'è della tensione, dell'ansia, si avverte questa cosa. E proprio lì però c'è la stupidità, a mio parere, o per meglio dire, forse anche
Il fatto che il personaggio interpretato da Rosamund Pike in quel momento si senta superiore a tutto e a tutti, ci può stare anche questa cosa, però per come viene posto il tutto, diciamo che la stupidità in questo caso del suo personaggio si fa sentire perché se ne sbatte completamente delle minacce che ci sono, specialmente per ciò che sta succedendo, perché capiamo e vediamo che non tutto è come sembra, nel senso che c'è un vero e proprio pericolo, ma lei sembra proprio sbattersene e fregarsene altamente perché si sente superiore a tutti e a tutti. È una caratteristica del suo personaggio che però in questo caso poteva essere gestito un po' meglio, secondo me. Ecco perché a mio parere il personaggio non è perfettamente riuscito al 100% proprio come il film. Però è comunque un personaggio di cui ti ricordi. Ad esempio io me lo ricordo come personaggio perché soprattutto grazie all'interpretazione di Rosamund Pike che a mio parere è stata davvero convincente e molto brava. Però a livello di scrittura, di dialoghi, di sceneggiatura, anche della storia, non ci siamo proprio, perché c'è un'assurdità incredibile nella seconda parte dove praticamente stiamo parlando della mafia russa, ok? E i metodi che usa la mafia russa in questo film non stanno né in cielo né in terra, cioè davvero. Non so come sia venuto in mente di scrivere una cosa del genere, specialmente nella seconda parte, perché è stato fatto tutto palesemente e chiaramente per far vincere il personaggio interpretato da Rosamund Pike, perché il film poteva finire praticamente dopo la metà della durata, però hanno allungato il brodo. Però io dico una cosa, se volete per forza inserire qualcosa di interessante, ma cioè, serviva veramente inserire la mafia russa all'interno di questo film, o per meglio dire, potevate anche inserirla, però potevate sfruttarla meglio. Cioè, perché io ora voglio tornare a quella scena dell'avvocato che avverte, avvisa Rosamund Pike, la chiamo col nome dell'attrice, tanto capite benissimo che mi sto riferendo al suo personaggio. Mi era piaciuta quella scena perché si avvertiva, si sentiva che sarebbe potuto sfociare tutto in un dramma incredibile, magari con Rosamund Pike che perdeva pezzo dopo pezzo, pezzo per pezzo, appunto, tutte le persone a cui teneva di più. Cioè, questa versione drammatica, questo sfociare nel dramma, secondo me poteva funzionare benissimo. Quindi il suo personaggio sarebbe stato proprio distrutto, cioè da cima a fondo. E questa cosa, secondo me, poteva essere molto interessante se avessero deciso di fare questa cosa. Invece no, decidono di percorrere la strada opposta, anche perché potevano percorrere un'altra strada ancora, ovvero potevano benissimo incentrare tutto il film su ciò che faceva Rosamund Pike all'interno della pellicola, ovvero di truffare praticamente gli anziani, di guadagnare, se ne sbatte altamente delle persone perché vuole il guadagno, vuole avere successo nella vita, ha capito che è disposta anche a essere disonesta, a non seguire sani principi e sani valori, ma anzi fa tutt'altro pur di avere successo, quindi è disposta a tutto, un personaggio davvero orribile con cui è impossibile empatizzare, ma funziona proprio perché il personaggio è stato scritto per risultare odioso. Il problema è che questa strada viene interrotta dopo la prima parte. Cioè, nella seconda parte il film prova a farti empatizzare con lei, ma è impossibile. Cioè, tu non puoi empatizzare con lei, è proprio impossibile. Io sfido chiunque di voi a vedere questo film e a tifare per lei nella seconda parte della pellicola. Non ci credo. Non ci credo assolutamente che qualcuno di voi faccia il tifo per lei, perché è davvero impossibile. Quindi poi vediamo la seconda parte in cui lei ha la meglio, dopo aver rischiato la vita, in maniera anche imbarazzante ha la meglio, perché c'è la mafia russa qui viene trattata come lo zimbello assoluto, cosa che non è affatto, quindi davvero non mi capacito, non riesco a spiegarmi questa cosa e perché Peter Dinklage si trova all'interno di questo film, perché hai fatto questo Peter Dinklage? Io ti ho amato nel ruolo di Tyrion Lannister all'interno del Trono di Spade di Game of Thrones, ma qua se non fosse stato per la tua interpretazione attoriale e per quella di Rosamund Pike staremmo parlando di uno dei peggiori film che io abbia mai visto, quindi diciamo che le loro due interpretazioni attoriali
Cercano di salvare il salvabile, ma non riescono a rendere sufficiente questo film. Però il finale del film mi è piaciuto. Il finale del film mi è piaciuto perché la protagonista ha finalmente ciò che si merita. C'è quella variabile pazza che appunto era stata presentata all'inizio del film e poi messa da parte per tutto il tempo, ma alla fine. I conti li dovrà pagare la protagonista perché verrà uccisa proprio da un personaggio che era comparso inizio film che appunto non gli era stato permesso di vedere la madre anziana che nel frattempo era morta proprio per colpa di Rosamund Pike, non aveva potuto vederla perché voleva guadagnarci anche in questo caso e quando la madre di questo ragazzo è morta lui non ha potuto vederla, non ha avuto la possibilità di vederla, una cosa terribile, orribile. Questo aspetto poteva essere sfruttato per creare, volendo anche un film, con un caso giudiziario, con magari questo ragazzo che poteva provare ad andare contro Rosamund Pike e cercava di avere la meglio. Cioè, questo film poteva fare qualsiasi cosa, aveva delle strade molto interessanti da percorrere per renderlo, diciamo. Per renderlo ottimo, e invece no, rovina tutto con una seconda parte che davvero non voglio più commentare perché altrimenti rischierei di arrabbiarmi e di infuriarmi ancora di più. Quindi basta così. Comunque, nel finale, appunto, Rosamund Pike morirà proprio per un colpo di pistola che appunto sarà mortale per lei e sarà proprio questo ragazzo a ucciderla e così finisce il film. Quindi è un finale che ci può stare, una prima parte che ci può stare, ma il problema è la seconda parte. Cioè la seconda parte no, assolutamente no, per i motivi di cui vi ho parlato poco fa. Quindi è un vero e proprio peccato, è un vero e proprio peccato anche se alla fine c'è questa piccola soddisfazione, per così dire, personale, perché finalmente quel personaggio ha ciò che si merita quando pensa di essere solo all'inizio del suo successo ed è proprio in quel momento che arriva la sua morte, quindi ci può stare benissimo questa cosa, ma per il resto non è un film che riesco a ritenere sufficiente, quindi sono curioso di sapere anche voi che ne pensate di questa pellicola. E detto questo, io direi che concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!